Ciao, ciao Scorpione, benvenuto in questo nuovo video. Allora, oggi andiamo subito a vedere quali saranno le novità per te durante il mese di giugno. Spero che questo video ti piaccia e niente, partiamo subito. Se per caso vuoi chiarire il significato di questo video maggiormente, io caricherò i video per tutti i segni zodiacali, quindi puoi andare a vedere anche il tuo ascendente, la tua luna e Venere. Partiamo. Let's go. Allora, vediamo per lo Scorpione, che è un segno molto molto tenace. Vediamo un po'. Allora, Scorpione, giugno 2023. Vediamo. Iniziamo subito con la giustizia. Cos'altro? La pratica. Cos'altro per lo Scorpione? Ok, abbiamo il gioco. Cos'altro? La solitudine. Cos'altro per lo Scorpione? Benissimo, la congrega e chiedo l'ultima, poi mi fermo. Vediamo un attimo adesso che carta è, però. Ok, la ricchezza. Allora, voglio vedere questa pratica e questo gioco. Di che cosa mi stanno parlando? Quindi chiedo un'ultima carta e poi mi fermo veramente. Allora, cos'è il gioco? Cosa sono il gioco e la pratica per lo Scorpione? Vediamo. Benissimo, la creatività è uscita e la mettiamo. Benissimo. Allora, Scorpione, secondo me tu sei lì lì per affrontare un periodo o un momento in cui tu ti devi mettere un po' in discussione e ti devi mettere un po' in gioco. È come se tu magari sei proprio anche dentro ad un aspetto giudiziario, stai aspettando una sentenza. Per qualcuno di voi potrebbe anche essere proprio che si è appassionato o inizia ad appassionarsi al mondo, diciamo, della politica, al mondo politico, insomma, tutte queste cose di questo tipo qua. Quindi io ti vedo un po' sperimentare, un po' guardarti attorno, un po' vedere cosa la vita ti può proporre, cosa ti può offrire, soprattutto sotto il punto di vista lavorativo, quello che tu fai tutti i giorni, insomma, o le cose a cui tu tieni, ti vedo veramente tanto, tanto, tanto metterti in moto, soprattutto appunto dal tuo punto di vista e dall'aspetto creativo, no? Di te stesso, qui proprio emerge e spicca veramente tantissimo. E c'è anche da dire però che qui ti vedo anche in un forte contrasto, e questo contrasto va a parlare di due aspetti in cui tu ti sentirai partecipe nel mese di giugno, cioè vivrai dei momenti sia di solitudine ma anche d'amicizia e di divertimento, di gioco, di svago molto molto proficui per te. Quindi non è un male, perché
la solitudine a volte serve e tante volte è proprio importante per... È come se, vedi, ti venisse mostrata un po' la strada. La solitudine è proprio un passo che noi facciamo e che ci richiede di prestare attenzione a noi stessi, no? Quindi avrai questo dualismo tra momenti in compagnia e momenti un po' più per te, per conto tuo. Tutta questa cosa di cui io ti ho appena parlato però si conclude con questa bellissima carta che è la carta della ricchezza. Quindi qui c'è una grande prosperità per te, e specialmente oltre che magari ad alcune comunicazioni che potrebbero arrivare a te, dei messaggi, delle telefonate, soprattutto, caro o cara Scorpione, da un punto di vista lavorativo. Molto, molto, molto interessante. Ok, vediamo adesso queste carte qui che cosa ci dicono per te. Vediamo. Allora, qui mi dice potrebbero arrivare dei momenti di instabilità economica, però soprattutto magari verso fine maggio o appunto agli inizi di giugno, perché poi, come vedi, tu non hai nulla di cui preoccuparti, perché ci sarà molta abbondanza per te. Potrebbe anche essere che questa abbondanza di cui ti parlano le carte si verifichi più verso la seconda parte del mese di giugno. Anche questo potrebbe assolutamente essere, senza alcun tipo di esitazione. Ti ricordo, tra l'altro, che se vuoi seguirmi su Instagram ti lascio il link qui sotto. Vediamo con le carte del mare, invece, quali sono le vibes che ci trasmettono. Vediamo. Per lo Scorpione. Allora, le pesco io, dato che non vogliono uscire. Allora, prendiamo questa e prendiamo questa. Voilà. Allora, qui c'è anche l'accettazione nel taglio, quindi magari ti potrebbe un po' disturbare durante il mese il fatto di vivere dei momenti in solitudine. Qui invece le carte ti invitano a accogliere quello che arriva senza troppe paranoie o preoccupazioni, no? Allora, qui abbiamo il sentire, il tenerci, la profondità, no, di un qualcosa, e potrebbe essere proprio riferito a questo lavoro, questa passione di cui parlavamo, no? A questa cosa che riguarda anche la creatività e questa cosa pratica che tu stai facendo, no? Che avrà molta, molta proficuità, si può dire prosperità, nel mese di giugno. E infatti qui vedi, c'è proprio una trasformazione, no? Un lasciare andare le cose. Ti avevo detto che, già che c'è, guarda, la prendo, sotto nel taglio c'era proprio l'accettazione, qui c'è la speranza, quindi è proprio riconfermato. Vediamo l'ultima. la gratitudine. Magari sì, forse qui a volte lo Scorpione non sbaglia, ma si dimentica. Però ecco, questa carta ti invita davvero a essere onorato, no? Di tutto quello che ti può accadere nella vita, ma soprattutto di essere grato per tutto ciò che ricevi, no? La gratitudine è una pratica che tu puoi fare veramente, che ti può svoltare la vita. Io te lo dico proprio...
Ok, tra l'altro te ne sono arrivate tre per tipo, ma vabbè. Allora, bene, benissimo. Vediamo un po' gli oracoli che cosa ci suggeriscono per te. Vediamo. Per lo scorpione. Allora, ho preso queste due. Allora, qui abbiamo la legge dell'abbondanza, ma ricchezza e prosperità, ed è quello che ti ho detto fino ad adesso, cioè più di così non so che dirti. E invece qui abbiamo la trasformazione e te ne parlava già, eccola qua, questa carta. Quindi è semplicemente tutto riconfermato, eh? Trasformazione e abbondanza. Scorpione, non so tu qua cosa vuoi fare o a cosa ti stai appassionando, ma qui va a gonfie vele, eh? Vediamo adesso i consigli di queste carte per te. Mi raccomando, iscriviti al canale e attiva la campanellina, eh? Allora, vediamo i consigli per lo scorpione. Vediamo. Guarda qua, trasformazione qui proprio. Tu anche chiuderai un po' un capitolo della tua vita, perché no? Per accogliere qualcosa di nuovo che arriva in te, ma soprattutto questa grande prosperità, no? Che si prospetta per te. Molto interessante, molto interessante. Cos'altro per lo scorpione? Ok. Se per caso devi prendere una decisione, sei invitato ad ascoltare il tuo intuito, il famoso sesto senso, no? Avete presente? Potrebbe trattarsi anche di una decisione lavorativa, perché no? O magari se continuare a frequentare o a vedere questi amici, insomma, queste persone. Qui c'è anche il felice cambiamento, tra l'altro. Vediamo l'ultima per lo scorpione. Cos'altro? Aspetta. Per adesso non agire, resta in attesa e avrai risultati migliori. Ok, quindi qui magari andare un po' per gradi, un po' con calma. Infatti qui ti veniva anche detto, no? Leggo un po' con questa carta qui, un po' alla volta, le cose un po' alla volta. Ok. Benissimo, Scorpione. Adesso invece andiamo a vedere con le carte dell'amore. Due carte per il singolo e due carte per le persone fidanzate. Vi ricordo che c'ho anche un gruppo Telegram, se vi va lo trovate qui sotto nella descrizione. È gratuito, non c'è niente a pagare, niente, è solo per chiacchierare insieme. Allora, partiamo dalle persone che sono single. Vediamo, per lo scorpione, giugno 2023, due carte per le persone che sono single, vediamo. Allora, cos'altro per le persone che sono single dello scorpione? Beh, me ne sono uscite due, quindi te le prendo. Te le prendo tutte e due. Mannaggia a te, mannaggia. Allora, Scorpione, qui ci sono delle grandi notizie in arrivo per te. Qui, se ti piace qualcuno
Stai conoscendo qualcuno, lo stai frequentando, qui c'è cuore, telepatia e una notevole notizia. Quindi qui ciò che è destinato a te t'arriva. Mi raccomando, le carte ti invitano anche a non chiudere il tuo cuore, non spaventarti, non aver paura, ma lasciarti andare. C'è una forte connessione tra di voi, ma soprattutto aspettati una notizia. Già ve l'avevo detto, mi sembra, all'inizio del video. Telefonate, messaggi, comunicazioni. Ecco, proprio qui viene riconfermato, quindi per i single sicuramente ci saranno delle novità molto, molto interessanti, eh? Quando si parla di felice cambiamento si può parlare anche di una nuova persona che arriva nella nostra vita oppure di un ritorno di un qualcuno che pensavamo ci avesse un po' abbandonato, invece si rifà sentire, no? Vediamo invece per chi è in coppia oppure per chi è fidanzato, vediamo. Ok, cos'altro? Questa carta che mi è uscita capovolta, neanche a farlo apposta. Ok, allora, qui se siete in coppia, sposati, insomma, quello che le carte vi vogliono dire, bisogna un attimo prendersi un momentino. Non c'è nulla di particolare o di cui preoccuparsi, però le carte ti invitano a parlare con il tuo partner, chiarire se c'è qualcosa che non va. Dire le cose così come stanno, perché i sentimenti, l'affetto sono un po' così messi alla prova, un po' sotto tensione. E anche ti invita a lasciarti andare, quindi non essere troppo pesante, troppo preoccupato, aggressivo, ma di stare proprio tranquillo. Ma soprattutto per evitare che questo amore se ne vada, dato che la carta è uscita capovolta, qui ti viene proprio detto, chiarisci proprio le cose bene alla luce del sole per come sono, no? Le situazioni. E vedrai che l'universo lavorerà affinché tu possa avere tutto il tempo e tutte le belle notizie e bei momenti a passare con il tuo partner. Va bene, Scorpione. Allora, ti ringrazio tantissimo per aver visto questo video. Ti aspetto ai prossimi e ti chiedo gentilmente se puoi lasciare qui sotto un commentino per farmi sapere che cosa ne pensi o se ti sei ritrovato in questa situazione. Può essere che per alcuni di voi le carte parlino proprio della vostra situazione oppure l'accennino soltanto. Siete in tanti e quindi è assolutamente normale, ragazzi. Vi mando un bacione, un abbraccio e ci vediamo al prossimo video. Vi aspetto nei commenti. Ciao!